Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. È bellissimo vedervi qui in presenza, ma anche online. Io sono Suor Maria Simperman, sono una religiosa del Sacro Cuore di Gesù e lavoro qui alla UISG come coordinatrice per la sinodalità. È un piacere avervi qui insieme a noi. Se vi trovate online, vi vorremmo chiedere la cortesia di rinominarvi inserendo la lingua che parlate davanti al vostro nome, quindi EN inglese, IT italiano, FR francese, SP spagnolo, e questo ci aiuterà molto per quanto riguarda il lavoro di gruppo. Ci dedicheremo 2 ore piene di lavoro ed è bellissimo vedervi tutti qui, dato che stiamo per cominciare la terza e ultima sessione di preparazione al sinodo e incominceremo con una preghiera e si tratterà ancora una volta dell'Adsumus Sancte Spiritus, la preghiera che è stata utilizzata da ormai molto tempo e è stata pregata anche durante il Concilio Vaticano II e che noi abbiamo utilizzato ogni giorno durante il primo sinodo sulla sinodalità. Si tratta di una preghiera molto profonda, perciò incominciamo da qui e poi vedrete come la utilizzeremo anche alla fine. Vi ringrazio, incominciamo come sempre invocando lo Spirito, il nostro Signore e Gesù. Our actions, let us rise in you,
te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Siamo alla vigilia della seconda assemblea sinodale e se vi trovate a Roma potete veramente sentire l'energia che si sta sprigionando e anche le delegate, tutte le persone che stanno arrivando. È un momento meraviglioso ed è anche un momento adatto per ragionare delle tematiche di oggi, perché come probabilmente avete avuto modo di vedere leggendo il documento di sintesi del 2023, ciò che è emerso da lì è entrato nell'Instrumentum Laboris ed è di fatto un nuovo senso di analisi della Chiesa come popolo di Dio per capire quali sono i doni che la Chiesa e il mondo devono disperatamente cercare di utilizzare, come analizzare i carismi, come discernere a cosa siamo chiamati e come richiamare i battezzati, popolo di Dio e tutte le persone di buona volontà a unirsi. Perciò oggi, come terza sessione, a partire dalla nostra prima con Catherine Clifford, in cui abbiamo parlato delle basi della sinodalità e della chiamata battesimale, e la scorsa settimana abbiamo lavorato con Suor Miriam per quanto riguarda il discernimento e abbiamo avuto il dono di ascoltare il Cardinale Pedro Pereto e Suor Laura Vicugna, che ci hanno parlato di cos'è il discernimento all'interno del SEAMA, l'Assemblea Ecclesiale dell'Amazzonia. E perciò oggi andremo ad analizzare più in profondità cosa intendiamo a livello biblico e poi all'interno della Chiesa per carisma, dono, come impegniamo tutti questi termini. L'Instrumentum Laboris di fatto viene proposto come un'introduzione e una base insieme a una parte legata alle relazioni, ai percorsi e ai luoghi. Quello di cui parleremo oggi è una sessione dedicata a tematiche che si ampliano ovunque, analizzando doni e carismi della Chiesa da offrire al mondo. Perciò queste sono le tematiche di cui parleremo oggi e Padre Paul aprirà insieme a noi la discussione sulla chiamata ad approfondire la nostra comprensione teologica della relazione tra i carismi ministeri, ma anche da un punto di vista missionario. Come consideriamo questo punto di vista? Siamo felici di poter essere qui insieme a Padre Paul oggi. Padre Paul è un gesuita del Burkina Faso che lavora all'interno dell'Università Gregoriana. La sua area di studio è quella delle scritture, fa parte della Commissione Pontificia per la Bibbia e fa parte anche della Commissione Internazionale Cattolica Anglo-Romana ed è consulente presso il segretariato del Sinodo, nonché membro dell'attuale Commissione Teologica del Sinodo. Ed è qui che ci siamo incontrati, analizzando la chiamata del Sinodo in risposta al nostro mondo e cercando di rispondere alla domanda come offrire insieme ciò che la Chiesa sta chiedendo a tutti. Perciò è davvero un piacere averti qui insieme a noi, Padre Paul. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. A questo punto vorrei intanto ringraziare Suor Maria per il suo invito a
partecipare alle conversazioni sull'Assemblea Sinodale. Vorrei ringraziare anche Suor Nathalie Becard, che mi ha proposto ad analizzare una tesi di dottorato che si sta completando presso la Università Cattolica di Parigi sulla coessenzialità dei doni gerarchici e carismatici. Per l'incontro di oggi ragioneremo sulle lettere di San Paolo. E mentre stavo preparandomi a questa conferenza, ho visto che anche un altro cardinale sta preparando un libro proprio su questo argomento, sul carisma e i ministeri, che mostra come oggi ci sia molto interesse a queste tematiche. Io incomincerò con un'introduzione. La sintesi dell'Assemblea Sinodale dell'anno scorso ha identificato come punti di preoccupazione la necessità di analizzare da vicino la relazione tra carismi e ministeri da un punto di vista teologico e pastorale. In maniera specifica, ha sottolineato la necessità di approfondire teologicamente le relazioni tra carismi e ministeri, il significato di questo legame di reciprocità tra la Chiesa e le comunità, che viene considerato come un legame di discernimento. Nella seconda parte di questa preoccupazione si sottolinea la necessità di valorizzare i carismi e i ministeri laici e più specificamente le donne nei ruoli esistenti e nei ministeri esistenti per poter meglio esprimere questi carismi. Queste raccomandazioni, infatti, sottolineano la difficoltà che noi ci troviamo ad affrontare nel chiarire la nostra comprensione di carismi da una parte e il legame tra carismi, ministeri e vocazioni. Il castello di Castello della Dottrina della Fede ha spesso sottolineato il bisogno di chiarire il rapporto tra doni gerarchici e doni carismatici attraverso la lettera intitolata Iuve Nascit Ecclesia, la Chiesa Ringiovanita del 2016. Tuttavia, invece di partire dalla differenza tra gerarchia, come abbiamo sottolineato, e carisma, il documento propone una sintesi invece utile. Il sinodo in corso ci permette infatti di ripartire dall'origine, vale a dire il battesimo, che è la fonte di tutti i carismi. Infatti tutti i battezzati sono figli e figli dell'unico figlio e di fatto vivono tramite il movimento dello Spirito Santo. Il mio intervento si propone di ripensare i carismi a partire dalle Sante Scritture, non tanto come doni soprattutto, ma come punti costitutivi del nostro essere battezzati. Infatti, andremo a sottolineare il fatto che i carismi, vorrei sottolineare come i carismi devono servire al bene della comunità. E qui vengono istituzionalizzati all'interno dei ministeri. Infatti è la comunità, attraverso quelli che sono i carismi riconosciuti che la governano, che fa appello all'esercizio di tali ministeri. Alcuni di questi ministeri saranno sacramentali, per esempio il matrimonio e l'ordinazione. A questo punto andremo ad analizzare un passaggio delle scritture e passeremo a pensare allo sforzo di definizione dei problemi sollevati dalle comunità impegnate nell'esperienza sinodale nel come analizzare le scritture. L'espressione carisma o ministero proviene basilarmente dagli scritti di San Paolo e nella fattispecie all'interno di un passaggio in cui parla San Pietro, prima lettera a San Pietro. Ma il più emblematico di tutti questi passaggi è proprio la prima lettera ai Corinzi. E cito, Paolo dice, c'è diversità di carismi, ma lo Spirito è lo stesso. Diversità di ministeri, ma il Signore è lo stesso. Diversità di effetti, e andiamo a tradurre il termine greco energemata,
che viene tradotto come effetto, ma è lo stesso Dio che in tutti noi mette tutto in moto. A ciascuno viene donata la manifestazione dello Spirito in vista del bene comune. A questo punto facciamo un parallelo tra l'originale greco e la traduzione che portiamo qui. Paolo affronta il problema della divisione all'interno della comunità di Corinto e fonda il suo ragionamento sull'unità e la diversità all'interno della famiglia trinitaria. Come potete vedere, ci sono carismi, ma lo stesso Spirito, ministeri, effetti, energemata diversi, ma lo stesso Signore, lo stesso Dio. La loro unità di azione si manifesta nei carismi, vale a dire i doni divini, che i fedeli riscoprono all'interno dell'unico Spirito Santo, verso numero 4, dei ministeri, vale a dire la manifestazione o l'incarnazione visibile dei carismi attraverso il servizio in riferimento all'unico Signore, Gesù Cristo, verso numero 5, che di fatto è il Figlio incarnato. C'è quindi una relazione tra i ministeri e Gesù che sottolinea la dimensione dell'incarnazione, verso numero 5. I ministeri non possono produrre degli effetti energemata se non attraverso l'azione dell'unico Dio e Padre che opera tutto in tutti, per il bene di tutti. Perciò la matrice dell'unità della comunità dei discepoli di Cristo, come possiamo constatare, è la Trinità. Il Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. L'Apostolo non ce lo dice direttamente, ma l'elaborazione del suo discorso ai Corinzi va a sottolineare che il battesimo a nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come dice anche il Vangelo di Matteo 28,19, è la fonte dei carismi. Questo risulta molto chiaro all'interno dei documenti ufficiali e delle scritture. Le tre persone della Trinità sono diverse, ma la loro azione viene coordinata e unificata. Di questa stessa maniera, l'Apostolo chiama i battezzati a vivere le proprie differenze nell'unità, a immagine dei propri membri nel corpo umano. L'Apostolo comincia a parlare attraverso la diversità dei carismi, diversità operata tramite lo Spirito Santo per poter far gioire a ciascuno del ruolo che lo Spirito Santo gli assegna per la costruzione dell'intero corpo della Chiesa. All'interno della seconda lettera ai Corinzi, San Paolo conclude la propria lettera dicendo: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo permangano sempre con voi. Ora, questa formula mette in comunione l'operazione della comunione, coinonia, con lo Spirito Santo. Lo Spirito, quindi, è presentato come l'artigiano di unità di tutti i membri della Chiesa. Le domande quindi proposte per il discernimento delle chiese locali e dell'assemblea dell'ottobre 2023, proprio come l'instrumentum laboris per l'assemblea futura, invitano a sottolineare la partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio al riconoscimento e al discernimento dei carismi di tutti i battezzati e trovano la propria giustificazione non tanto tramite lo spirito dei tempi o nella cultura democratica dei nostri tempi, ma tramite la natura stessa della Chiesa, intesa come comunità di battezzati e attraverso gli insegnamenti degli Apostoli. Ora, se questo sinodo ci consente di arrivare a questi insegnamenti, è proprio perché tramite la parola di Cristo ai suoi discepoli, lo Spirito va a rivelare il contenuto di ciò che Cristo stesso ha imparato e va a sottolineare la memoria di ciò che gli ha detto, Giovanni 14,26. Lo Spirito lavora, opera attraverso la storia all'interno del cuore del mondo e di qui all'interno della Chiesa per garantire la continuità della missione di Cristo. L'azione dello Spirito Santo perciò è una continuazione del lavoro, dell'azione del Figlio e del Padre, Giovanni 15,26. Perciò ascoltiamo ora la voce del Concilio Vaticano II. La questione dei carismi ha conosciuto una prima riflessione magisteriale conciliare molto approfondita e radicata nelle scritture. Le proposizioni dei documenti del Concilio, si sa, sottolineano una tappa nel percorso della Chiesa,
Nel sottolineare i risultati delle ricerche teologiche preconciliari, il Concilio va a autorizzare, a sollecitare l'apertura di queste proposte a eventuali approfondimenti. In questo senso, quindi, tramite Lumen Gentium 12, riprendiamo l'insegnamento di San Paolo quando si parla della Costituzione conciliare e che afferma, e cito, «Lo stesso Spirito Santo non è pensato per santificare il popolo di Dio tramite i sacramenti e i ministeri, a condurlo e a donargli gli ornamenti della virtus, a distribuire a tutti i fedeli di tutti gli ordini, ripartendo questi stessi doni a ciascuno, le grazie speciali che renderà adatte e disponibili per poter farsi carico di tutti gli oneri e gli uffici utili per il rinnovamento e lo sviluppo della Chiesa, secondo quello che egli stesso ha detto. E qui citiamo Corinzi, è sempre per il bene comune che il dono dello Spirito si manifesta a ciascuno in particolare. Fine della citazione. Ora, tutti i battezzati hanno gli strumenti dati dai doni spirituali necessari per quei servizi che sono a loro volta necessari ai fini del rinnovamento e la costruzione della Chiesa. Si sottolinea quindi che i termini del Concilio portano delle tracce della propria epoca nel pensare la Chiesa come una società gerarchica che il Concilio ben comprende, la comprende sì come popolo di Dio, come mistero di comunione. Di qui, evidentemente, si va a parlare intanto di doni gerarchici e dell'opposizione, che pur non è automatica, tra doni gerarchici e doni carismatici, Lumen Gentium, paragrafo 4. E tutta la teologia del parallelismo tra istituzione e carisma da una parte e dall'altra l'idea dei carismi distribuiti in maniera estrinseca. I vari magisteri post-conciliari sono stati sviluppati a partire da questa divisione. E Papa Benedetto XVI, per esempio, ha spesso tenuto a chiarificare, e cito, «Nella Chiesa le istituzioni essenziali sono ugualmente carismatiche e, d'altra parte, i carismi devono, di una maniera o di un'altra, istituzionalizzarsi per poter trovare una coerenza e una continuità». Di qui le due dimensioni che hanno per origine lo stesso Spirito Santo tramite il corpo di Cristo stesso concorrono insieme a rendere presenti il mistero e l'opera salvifica di Cristo all'interno del mondo. Fine della citazione. È ciò che intendiamo e che si intende per gerarchia, quindi, che è un carisma istituzionalizzato all'interno dei ministeri, sottolineato infatti dal sacramento dell'ordinazione. È un teologo che ha partecipato al concilio, il Congà, dice proprio, cito, «I ministeri istituiti non sono solamente lontani l'uno dall'altro rispetto all'ordine dei carismi. Quanto agli altri carismi, frutti dello Spirito Santo che soffiano laddove vogliono, Giovanni 3:8, non provengono dall'esterno, i carismi non vengono dall'esterno. Lo Spirito Santo li rende invece manifesti a partire dallo stato battesimale e solo seguendo i bisogni della comunità. E quando l'Apostolo ci dice ai cristiani di Corinto, che lo Spirito Santo distribuisce i carismi come preferisce, non è perché li dà ad altri e li rifiuta ad altri ancora. Quel come preferisce sottolinea la differenza dei carismi. Infatti ciascun membro ha un proprio ruolo e nessuno è inutile. Tutti i carismi servono al bene del corpo di Cristo e tutti i membri del corpo di Cristo hanno un ministero da dover completare, vale a dire un carisma che dovranno manifestare. Per concludere, quindi, i carismi diventano dei ministeri per volontà della Chiesa. Se la Chiesa vuole, preferisce, allora lo diventeranno. Tutti i ministeri si fondano su un carisma, ma tutti i carismi non diventano un ministero.
Al contrario, tutti i ministeri non sono sacramentalizzati. Come esempio, Lumen Gentium numero 29 sostiene che ai diaconi vengono imposte le mani, non perché dovranno diventare sacerdoti, ma in vista del proprio ministero. Perciò i diaconi non sono sacerdoti, ma tutto è finalizzato al proprio ministero, quindi il ministero diaconale non è sacramentalizzato. Perciò, quali sono allora le questioni teologiche che dobbiamo affrontare? Ripartendo dalle scritture e riconsiderando l'orientamento dato dal Concilio Vaticano II e la sua ricezione sulla base del Magistero postconciliare, la sinodalità ci consente di comprendere meglio l'articolazione dei carismi come dotazione battesimale posseduta da tutti e da ognuno all'interno della Chiesa. Lo Spirito Santo che anima la Chiesa suscita i carismi, li risveglia. Perciò di questi carismi la comunità ha bisogno per salvare la propria missione. I carismi, una volta riconosciuti e istituzionalizzati ufficialmente, diventano quindi dei ministeri. Tutti i carismi possono quindi essere ministerializzati in funzione del bisogno della comunità. A questo scopo Papa Francesco insegna che, e cito, non vedo più lo schermo, scusatemi, Papa Francesco ci insegna, e cito, è all'interno della comunità che fioriscono e si sviluppano i doni, i carismi, e di qui noi arriviamo al Padre, ed è in seno alla comunità che apprendiamo a riconciliarci, a riconoscerci come un segno del suo amore per tutti i suoi figli e figlie. Il passaggio del carisma a ministero fa appello alla vocazione, perché è necessario che da una parte la persona si senta chiamata a vocare, vocatio, e che d'altra parte la comunità nel suo insieme o attraverso i propri responsabili possa autenticare, rendere autentico questo appello. Diventa quindi evidente che l'istituzionalizzazione dei carismi avviene per mezzo dei bisogni identificati e del discernimento operato. Abbiamo quindi molta strada da percorrere perché le nostre comunità possano diventare abili nell'arte di identificare i propri bisogni tramite il discernimento e siano in grado di riconoscere quali siano i carismi più adatti a servire tali bisogni. Ora, se i ministeri all'interno della Chiesa non si originano tramite i carismi riconosciuti dei propri membri istituiti, e ripeto, se i ministeri nella Chiesa non si originano tramite i carismi riconosciuti dai propri membri istituiti, si corre però il rischio di avere dei ministeri solo funzionali. Perché infatti è lo Spirito Santo a chiamare una persona a compiere un tale incarico ed è proprio per questo che risveglia in questa persona i doni necessari a tale servizio o a tale missione. Vocazione e discernimento vanno di pari passo. Andiamo allora a concludere. I carismi, ministeri, e sacramenti. Carismi, ministeri e vocazione sono delle coppie di tre termini che il Sinodo attuale ci chiede di ripensare approfonditamente per facilitare la comunione e la partecipazione di tutti i battezzati, senza eccezione, alla missione comune della Chiesa. È per questo motivo che ho proposto un'analisi per stimolare la riflessione sulla presenza e il ruolo dello Spirito Santo nella vita della Chiesa. È egli stesso che muove la Chiesa attraverso i propri membri, che sono dotati di vari doni, di vari carismi, posti a servizio o da mettere a servizio della comunità. Lo Spirito non costituisce un'istituzione, ma è fatto di persone concrete, di battezzati all'interno dell'organicità della comunità per tutte le necessità
e le preferenze che gli nutre. Ho sottolineato come i carismi non provengono dall'esterno arrivando nella vita delle persone della comunità, si trovano proprio all'interno di ciascuno di noi in virtù del battesimo. Un carisma, infatti, è una capacità che ci viene donata da Dio e viene donata a ciascun membro affinché egli stesso possa agire. Lo Spirito Santo permette questa manifestazione in funzione dei bisogni della comunità, come ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, per la successione apostolica. E non l'abbiamo scritto, ma l'Apostolo ha sottolineato la necessità di individuare dei criteri attraverso i quali operare delle scelte. Ed è proprio per questo che il Signore designa coloro che daranno delle disposizioni, vale loro, vale a dire dei carismi, per incarnare i ministeri apostolici. E di qui la creazione di ministeri diaconali. Ed è la stessa cosa, derivano da un bisogno della comunità, vengono sviluppati e servono per identificare poi le persone che hanno una disposizione adatta per poter rispondere a queste necessità. Se la Chiesa vuole, può farlo. La comunità quindi ha operato un discernimento interno e ha avanzato questi doni per i propri ministeri. Perciò questa esperienza sinodale mette in opera, credo, la mobilizzazione dei carismi di tutti i membri della Chiesa, non solo per costruire il proprio corpo, ma anche per incarnare il Vangelo nel nostro mondo. Di qui Yves Congar, teologo, che ha contribuito durante al lavoro del Concilio Vaticano II, riflette sulla storia di una massima che mi piace molto. Tutti saranno influenzati da ciò che influenzerà tutto il mondo. E si va a osservare che alcuni teologi, e vado a citare, hanno lavorato anche all'interno del Concilio Vaticano II, alcuni teologi hanno utilizzato un'applicazione di questa nostra massima basata sul principio del diritto pubblico per la Costituzione stessa della Chiesa. Tuttavia, tale tentativo è stato completamente malinteso ed è stato eliminato poi per la vittoria definitiva della dottrina romana della monarchia pontificale. Fine della citazione. Ieri, la tentazione di fare riferimento alle monarchie è stata sempre forte e un carico di carismi potrebbe evitare queste tentazioni per poter vivere come corpo intero, corpo di Cristo. Grazie mille. Quello che ci hai proposto, Padre Paul, è di grande stimolo, ma anche un'analisi molto profonda delle nostre tradizioni, delle scritture e parte di queste nostre conversazioni che fanno parte dell'Instrumentum Laboris o dei nostri incontri, devono veramente concentrarsi sulla realtà del battesimo che ci dà dei doni gratuiti. I doni devono essere sempre offerti e possono fluire in qualcosa che diventa poi un ministero. In questo momento siamo invitati ancora una volta a ragionare su qual è la nostra chiamata e, come ci hai detto anche tu, come discernere tutto questo. E spesso i leader delle congregazioni devono coinvolgere i propri membri delle comunità, questo è il dono che abbiamo, le nostre scritture, e possiamo di qui ragionare per capire come operare leadership, come servire, come ricoprire vari ruoli. Quindi c'è un ruolo di estrema importanza per ciascuna persona nel riconoscere i propri doni, i carismi che hanno ricevuto, e per discernere poi quale sia la chiamata che hanno ricevuto e quali siano le necessità della propria comunità. E quindi è tutto a servizio, ed è a servizio del Regno di Dio,
E questo è fondamentale, c'è tantissimo all'interno di questo contributo. E quello che ora vi inviterei a fare, in modo sinodale, è dedicarci qualche istante di silenzio, perché veramente abbiamo ascoltato un contributo profondissimo e ricchissimo, però pensate, cosa avete ascoltato che vi ha stimolato? C'è stato qualcosa che ha stimolato in voi un pensiero, una sensazione, delle sfide, un invito, una possibilità? Cosa avete ascoltato che vi ha scosso? Su cosa state ragionando? Cosa vi ha meravigliato? Cosa si apre per voi? E in terzo luogo, qual è l'elemento più importante, il più importante di ciò che avete ascoltato? Ragionate su queste domande. Cosa vi ha colpito, scosso? Che cosa vi ha lasciato a bocca aperta? Su cosa state ragionando? E qual è il punto centrale di ciò che avete ascoltato? Ci dedichiamo 3 minuti di silenzio, così che possiate riflettere un po'. E poi grazie ancora di nuovo, Padre Paul. Bene, Padre Paul ha detto nel suo contributo che gli apostoli hanno chiamato i battezzati a vivere
le proprie differenze in unità come membri dello stesso corpo. E San Paolo è partito dalla diversità dei carismi e questa diversità viene considerata come tale dallo Spirito Santo, così che ciascuno possa compiere il proprio compito per la creazione del regno di Dio. Ci sono anche dei ministeri che possono solo produrre degli effetti tramite l'azione dell'unico Dio che fa tutto in tutti. Questo ci porta ad analizzare la sezione dell'Instrumentum Laboris e se lo avete a portata di mano, date un'occhiata ai paragrafi dal 13 al 18 che parlano proprio delle sorelle e dei fratelli in Cristo, una reciprocità rinnovata, e ci dice, cito: un punto di vista sinodale sottolinea tre punti di riferimento teologici come guida di discernimento. A. Partecipazione, la partecipazione radicata all'interno delle implicazioni ecclesiologiche del battesimo, di cui ci ha parlato Padre Paul. B. Noi siamo una comunione di persone battezzate, chiamate non a mettere da parte i propri talenti, ma a discernere e richiamare i doni che lo Spirito Santo riversa su ciascuno di noi per il bene della comunità e del mondo. E C. Pur rispettando e riconoscendo le diverse vocazioni e i doni di ciascuno, i doni che lo Spirito Santo riversa sui fedeli sono ordinati reciprocamente in maniera complementare. La collaborazione di tutti i battezzati va praticata come atto di corresponsabilità. E qui Paolo di nuovo ci aiuta, ciò che ci guida nella nostra riflessione è la testimonianza delle Scritture. E qui in maniera particolare Dio ha scelto le donne come prime testimoni e portavoce della risurrezione e grazie al battesimo godono di pari qualità, ricevono gli stessi doni da parte dello Spirito Santo e sono chiamate al servizio della missione di Cristo. Tutte queste cose possono dirsi anche dei nostri primi fratelli. Nel paragrafo 15 leggiamo i contributi delle conferenze episcopali. Perciò le conferenze a cui rispondiamo in tutto il mondo riconoscono come le donne possano partecipare in tanti settori della vita ecclesiastica, tuttavia sottolineano anche che queste opportunità di partecipazione spesso rimangono illese, non toccate. Per questo motivo suggeriscono che la seconda sessione promuova la consapevolezza e incoraggi il pieno uso, nonché un ulteriore sviluppo di queste opportunità all'interno di parrocchie, diocesi ed altre realtà ecclesiastiche, nonché all'interno di posizioni di responsabilità. Inoltre richiedono l'ulteriore analisi di modalità ministeriali e pastorali che esprimano al meglio i carismi e i doni che lo Spirito riversa sulle donne e sugli uomini laici in risposta alle necessità pastorali del nostro tempo. Quindi è importante aver presente la base delle Scritture tradizionali all'interno dell'Instrumentum Laboris e per poter assistere la Chiesa all'interno di questa richiesta, le persone spesso non sanno quali siano le opportunità già presenti all'interno della Chiesa, dovrebbe esserci maggiore consapevolezza di ciò che sia già possibile. E qui chi ha dei doni è chiamato a prendere dei ministeri. Spesso siamo portati a pensare che tutti i partecipanti al sinodo hanno ricevuto dei doni, ma sicuramente in realtà questo è vero per tutti, lo abbiamo anche online qui questa lista. Le persone devono sapere, e non vi leggerò tutto, ma ve lo metteremo a disposizione questo documento, ma le donne e gli uomini già possono essere nominati come amministratori di una parrocchia, missionari, catechisti, ministri di comunione, lettori, associati, possono presiedere le preghiere liturgiche, compresi i servizi funebri, possono essere ministri battesimali o essere delegati per assistere durante i matrimoni, possono essere ministri del mondo, possono essere nominati docenti di religione o professori di discipline teologiche,
ma anche decani di facoltà teologiche o rettori di università cattolico-ecclesiastiche. E ancora una volta, in base alle necessità, queste sono tutte le aree, alcune aree, in cui donne e uomini possono servire, ma anche come segretari generali e conferenze episcopali, staff di varie commissioni della conferenza, possono già essere esperti o consulenti su questioni interne alla Chiesa. E questo è già una parte molto utilizzata all'ufficio del Sinodo. Possono essere anche delegati servizio a nome della Chiesa, come per esempio all'interno del dialogo ecumenico interreligioso, ma anche su altre tematiche, oppure possono cooperare con organizzazioni o enti per i quali hanno delle esperienze specifiche. Quindi non è magari per tutti, ma chi ha il carisma adatto può sentirsi chiamato in questo momento, può essere chiamato a lavorare come cancelliere o notaio, responsabile delle finanze di una diocesi o di un istituto religioso. Le donne, ma anche gli uomini laici, sono già giudici dei tribunali diocesani o delle corti di appello, ma anche responsabili fiscali o difensori, ma anche pubblici ministeri. I laici possono essere nominati come consulenti, come amministratori responsabili o funzionari negli uffici della Curia Romana. Già lo abbiamo visto accadere. Possono essere postulatori all'interno delle cause di canonizzazione e di beatificazione. Le donne e gli uomini laici possono lavorare come membri dei concili diocesani e parrocchiali, ma anche di concili particolari, per esempio di province ecclesiastiche. Le donne e anche gli uomini laici già sono stati invitati a partecipare al Sinodo dei Vescovi, anche con diritto di voto, come è avvenuto durante l'ultima assemblea generale. Un esempio qui è che in alcune diocesi in Francia, per esempio nella diocesi di Troyes, il vescovo ha nominato accanto al proprio vicario generale una donna come delegata generale, attivando quindi una nuova collaborazione con vari livelli di responsabilità tra questi tre soggetti, vale a dire vescovo, vicario generale e delegata generale. Quindi ovviamente questa lista si può ampliare ancora, e naturalmente le donne sono anche direttrici di scuole cattoliche, di ospedali o di altre strutture sanitarie, e tradizionalmente sono state le donne religiose a essere amministratrici, ma anche sponsor di tante di queste strutture, molte anche con dei budget molto importanti, pari a quelle delle diocesi. Quindi le responsabilità già vengono esercitate e definite. Quindi alcuni vescovi diocesani hanno impiegato delle donne per il lavoro che tradizionalmente è svolto dai vicari episcopali, quindi per esempio a essere delegate episcopali, a essere capo dell'ufficio del personale. I vescovi chiamano spesso donne, ma anche uomini laici, con un dottorato in teologia o in diritto canonico per assistere nella preparazione di tanti contributi. Questo solo per dirvi che noi come Chiesa dobbiamo poter discernere a ciò che siamo chiamati a fare di grande e qual è l'invito che ci viene rivolto nel nostro discernere. I carismi, i ministeri, tutto questo va compreso anche alla luce dei ministeri istituzionalizzati. Perciò grazie Paul per quello che già ci hai proposto, che hai proposto ai nostri membri, ma anche per ciò che già è disponibile qui. Molti anni fa già un altro canonista aveva pubblicato dei testi su ciò che è già possibile per le donne e i laici. I documenti già ci sono, ma spesso non lo sappiamo, a volte ignoriamo queste cose, oppure ignoriamo delle esperienze di alcune diocesi, altri magari invece ne sanno e noi abbiamo esperienze diverse. Questa perciò è la sapienza del Sinodo, la saggezza del Sinodo nel rendere più pubblica questa situazione e come discernere al meglio. Perciò ancora una volta vi invito a un momento di silenzio e poi vi inviteremo a entrare all'interno dei gruppi, e qui di nuovo vi chiediamo di rinominarvi con le vostre lingue per circa 20 minuti per poter riflettere su ciò che avete ascoltato, che vi ha scosso, che vi ha stimolato, su che cosa state ragionando, cosa c'è di fondamentale
interno in questo contributo. E a questo punto ancora un paio di minuti e vi divideremo in gruppi e le persone qui in sala potranno lavorare ai tavoli. Just a few direct. Allora, alcune indicazioni pratiche. Vi invitiamo a entrare nei gruppi di persone online e a eleggere intanto una persona che tenga il tempo in maniera molto sinodale affinché tutti possano parlare. Chiediamo a ciascuno di voi di dedicarvi 2 minuti per una prima discussione. Se avete bisogno di meno di 2 minuti, va bene, potrete fare una piccola pausa di silenzio. Mi raccomando, ciascuno di voi lascia una pausa di silenzio affinché ciascuno poi possa parlare e ascoltare, essere ascoltato. E nel tempo rimanente aprite la conversazione collettiva e osservate dove lo spirito vi guiderà. Dovremmo dedicarci una 20ina di minuti circa a questo lavoro per poi tornare in plenaria e parlare anche con Paul, proporgli eventuali domande. E non andatevene troppo presto, troppo in fretta, perché alla fine faremo anche una benedizione per tutti coloro che parteciperanno al sinodo. E c'è anche un'altra cosa che vi chiederemo prima di fare la benedizione. Quindi ringrazio il nostro meraviglioso team tecnico che adesso vi muoverà tramite Zoom nei nostri gruppi di conversazioni. Perciò per ciascuno di voi 2 minuti di conversazione singola e poi in plenaria. Grazie. Audio.
qualcuno appunto ha di leggere le domande in francese, in italiano, così che potremo ascoltare quante più voci possibili. Oh, just give a moment. Diamoci ancora un istante. She's asking me to Elisée, you want... Elisée, vuoi prendere tu la parola? Elisée, a lei la parola. Volevo semplicemente ringraziare Padre Paul. Il suo contributo è stato molto interessante. Volevo chiedere dei ministeri del fatto che tutti i ministeri abbiano un carisma e che però non tutti i carismi abbiano un ministero, e se potessimo approfondire un po' questo concetto. Grazie, grazie sorella. Infatti, proprio ciò che vi dicevo è che ogni ministero deriva a un carisma di riferimento, ma non tutti i carismi sono destinati a diventare un ministero. Questo perché dipende dalle necessità della comunità che il carisma manifesterà. A volte sarà una conseguenza naturale, ma se la comunità non ha necessità di un ministero, potremmo vedere, per esempio, laici, ma anche sacerdoti, che possederanno magari il carisma della presenza, della capacità di stare accanto ai malati, l'abilità di essere a contatto con ciò che il malato sta vivendo, e questo è un carisma. Noi possiamo avere il ministero della compassione, ma si tratta appunto solo di una possibilità, che significa che la comunità riconosce il fatto che quando c'è qualcuno che che ha bisogno di una persona dedicata a un tale ministero, questo verrà istituzionalizzato. Quello che però io vi invito a fare è riconoscere il carisma e coloro che sono responsabili della comunità avranno appunto il compito di riconoscere questi carismi e istituzionalizzarli. Grazie Elisée, grazie alla persona che ha posto la domanda, è una delle delegate della UISG, quindi la vedrete a breve. Grazie per aver chiarito questo concetto e per aver fatto questa domanda, perché anche ascoltando, si tratta sempre di possibilità a cui le persone possono essere chiamate, ma ci deve essere una necessità da riconoscere. Quindi definire il fatto stesso della possibilità può portare a conseguenze diverse, chiaramente. Bene,
Vediamo se abbiamo altre domande, magari online. Sì, prego. Ecco, si tratta di un commento in francese. Nel nostro gruppo siamo rimasti molto colpiti dalla forza del battesimo, che è la radice di tutti i carismi. Abbiamo quindi percepito che noi lo riceviamo gratuitamente, dobbiamo donarlo gratuitamente perché Dio ce lo ha donato affinché noi stessi lo potessimo donare. Si tratta quindi di una chiamata alla generosità. La spiegazione sui ministeri e sui carismi è stata molto interessante, anche se come religiosi noi non siamo magari sacerdoti, abbiamo comunque un carisma. Il problema è il discernimento mirato a esprimere il carisma stesso e a riconoscerlo, affinché noi possiamo davvero lavorare al servizio della Chiesa. Per questo dobbiamo donare quanto abbiamo ricevuto. La domanda che viene posta è: qual è la credibilità della vita religiosa e il suo ruolo nei luoghi in cui noi viviamo? E un'altra domanda, vorrei chiedere se le nostre attività come religiosi non siano altrettanto degne di un ministero diaconale. Queste sono state le domande in lingua francese. Sorella, la prima domanda sulla credibilità non l'ho ben compresa. Se si potesse ripeterla. La domanda è: qual è il grado di credibilità della nostra vita religiosa in questo contesto e il suo ruolo nei vari contesti in cui noi lavoriamo e nel contesto di ciò che abbiamo già detto? Ma dunque inizierò con la seconda domanda, che riguarda appunto il ministero diaconale. Io credo che nella nostra formazione, la formazione sacerdotale, come cristiani, molte persone non sappiano che i diaconi non sono le stesse persone che ricevono i sacramenti sacerdotali. Quando diciamo che è importante che le donne diventino diacone, non significa affermare che vogliamo che le donne diventino sacerdoti. Io credo che tante persone pensino che sia la stessa cosa, ma no, assolutamente no, c'è una distinzione tra diaconi e sacerdoti. Non è la stessa cosa, non è lo stesso ordine. Se andiamo a vedere quello che fanno i diaconi, per quanto ne so, i religiosi fanno la stessa cosa. Io non vedo differenza in questo. La differenza è che il carisma non è riconosciuto e non istituzionalizzato, non viene riconosciuto come ministero dei diaconi. E questo dipende dalla comunità. Se la comunità vuole, la comunità può. Quando diciamo comunità, ovviamente intendiamo chiesa. Tuttavia, naturalmente, qui la difficoltà risiede nella dimensione dell'accompagnamento del popolo di Dio. Noi dobbiamo spiegare, accompagnare il popolo di Dio così che non ci sia scandalo, così che le persone comprendano veramente, se vedranno una donna essere diacono, non penseranno che diventerà vescovo o sacerdote. Quindi dobbiamo aiutare le persone a comprendere, e per questo è necessaria formazione, istruzione, e noi dobbiamo proporre anche ai nostri sacerdoti dei percorsi di formazione sul servizio dei diaconi. E per quanto riguarda la credibilità,
la suora chiedeva di parlare, la suora che ha fatto la domanda vorrebbe a questo punto prendere la parola di nuovo. Possiamo darle la parola? Sì, Sor Martin. Sì. Sì. La domanda è emersa nel nostro gruppo. In realtà non si tratta propriamente di una domanda, ma è stato più che altro un commento che abbiamo espresso nel nostro gruppo, dicendo che siamo appunto consapevoli di ciò che siamo. Naturalmente la situazione è diversa all'interno dei vari paesi. In tanti luoghi le nostre congregazioni si stanno spegnendo, in altri luoghi ci sono poche presenze religiose, ma c'è molta energia. E quando ho alzato la mano, era prima della sua risposta, era solo per dire che i carismi derivano appunto dal nostro battesimo in maniera positiva, ma la questione è riconoscere questi carismi. E l'esempio che abbiamo portato è il dialogo che abbiamo avuto nella nostra diocesi con il vescovo, e quando lo abbiamo incontrato solo i sacerdoti hanno preso la parola e le suore hanno detto: voi avete convocato tutti, suore e sacerdoti, ma solo i sacerdoti hanno parlato. E una di queste suore si è lamentata, ha detto: qui si doveva parlare di missione, ma anche io ho una formazione in tal senso. E questo succede spesso, a volte abbiamo un carisma ma non riusciamo a imporre il nostro carisma. Possiamo dire: beh, possiamo proporre questo servizio, ma se i sacerdoti sono sempre loro i responsabili e non lasciano spazio anche a noi, noi non possiamo spingerli, non possiamo obbligarli. Quindi sicuramente ci possiamo provare, ma se non veniamo ascoltate, allora finiamo anche per sentirci scoraggiate. Ho concluso. Ma penso che fondamentale sia la formazione, ed è la formazione una questione fondamentale. Noi, per i nostri sacerdoti, negli Atti degli Apostoli, quando gli apostoli volevano individuare un diacono, hanno riunito la comunità, ed è per questo motivo che vi dicevo che ciò che coinvolgerà la comunità dovrebbe essere oggetto di discussione della comunità. Dobbiamo trovare ovviamente un modo per farlo, ma questo è il modo giusto per discernere e capire ciò di cui abbiamo necessità per il bene della comunità. Quando i soldati romani si sono avvicinati a Gesù, i discepoli hanno detto: ma questo soldato è un bravo uomo, fai qualcosa per lui. E noi dobbiamo riscoprire questa dimensione della Chiesa come comunità e non Chiesa come sola gerarchia. Questo approccio proviene dalla nostra idea di rendere la Chiesa una sorta di monarchia. Invece dobbiamo abbandonare questo tipo di approccio e proporre formazione ai nostri sacerdoti, ai nostri leader, così che possano avere una buona base di teologia per poter comprendere che è la comunità a dover discernere le necessità. E io vorrei citare il capitolo 3 della regola di San Benedetto, dove si dice che anche i più giovani devono essere ascoltati, perché lo Spirito parlerà attraverso di loro.
se noi non riuniamo tutti, anche i più piccoli, non ascolteremo lo Spirito Santo. Grazie per aver sollevato l'elemento della comunità religiosa, perché nella tradizione benedettina, ma anche quello che ci dice Sant'Ignazio, è vero che ciò che coinvolge la comunità deve essere oggetto di discussione da parte della comunità. Nell'Instrumentum Laboris c'è anche una sezione dedicata al discernimento e la differenza tra consultazione e delibera. E quindi quando qualcuno viene consultato non è semplicemente ma consultiamo qualcuno e gli chiediamo cosa vuole fare, ma c'è una dimensione di attesa, di discernimento, non è l'unica ma veramente fa parte del nostro percorso di discernimento e di consultazione, ma anche di presa di decisioni. Abbiamo anche una domanda qui da parte di uno dei nostri tavoli, credo Suor Pat, ora Suor Suor Patricia Murray, ovviamente è la segretaria esecutiva della UISG, e le diamo il microfono. Ma in un certo senso la mia domanda ha già ricevuto risposta, perché stavo cercando di creare un legame tra i battezzati, popolo di Dio, chiamati a partecipare nel discernimento, e la sfida a quel punto diventa posta a coloro che fanno parte della leadership di queste comunità affinché possano invitare il massimo numero di partecipanti possibile a questo discernimento, che si tratti di membri di vita consacrata, ma anche di parrocchie, ma di diocesi e così via. Io credo sia importante, ecco, la lista dei ruoli in cui le donne e gli uomini laici possono partecipare era lunga e ci sono tante opportunità ovviamente, ma chi chiama e chi definisce queste possibilità? Come vengono definiti questi doni e chi è che discerne, chi è che attiva il discernimento? E probabilmente nella nostra visione della Chiesa come comunione è qui che abbiamo bisogno come individui di fare un passo avanti come voce sottile all'interno della comunità per chiedere il discernimento o un processo di analisi su una data tematica. In questo caso mostriamo la nostra appartenenza, il senso di padronanza che abbiamo della nostra Chiesa e comunità religiosa. Questa è la mia domanda. Grazie. Grazie, perché in effetti in questo momento anche questo fa parte del sinodo sul discernimento e di tanti doni, perciò l'analisi è giusta. Noi ci aspettiamo che siano i leader a farsi avanti, ma chiediamo anche che siano i nostri membri a farsi avanti per dire lei ha questo dono, lui ha questo dono. E quindi chiediamo la massima partecipazione possibile. Anche all'interno di questo elenco bisogna chiarire chi definisce le necessità e chi propone tali necessità. Quindi grazie Suor Pat. A questo punto vi chiediamo, per via delle questioni di tempo, sappiamo che c'è ancora qualcuno con le mani alzate, ma scrivete le vostre domande in chat, perché questo è anche un momento in cui davvero vorremmo invitare tutti voi online e qui nella stanza a pregare e proporre la vostra benedizione per tutti coloro che parteciperanno al sinodo a partire dalla notte di domenica, lunedì e per l'intero mese. Lo abbiamo fatto anche lo scorso anno e quello che faremo è affidare le nostre benedizioni e le nostre preghiere. Le stamperemo, le daremo ai delegati, alle persone che parteciperanno al sinodo. Abbiamo moltissime persone qui e saranno loro che le leggeranno, ma avremo anche persone che sono online. Per fare questo vorrei invitare anche alcuni dei nostri delegati di sinodalità della UISG che per motivi di viaggio si sono dovuti collegare solo online. Qualcuno di coloro che è online potrà venire anche qui in presenza per il sinodo, per cui ovunque vi troviate vi chiediamo di alzare la mano all'interno delle emoji di Zoom
così che potremo proporre la nostra benedizione. Ma a questo punto avremo 2 o 3 minuti di silenzio per poterci invitare a scrivere nella chat o per coloro che si trovano qui di persona, se avete un foglio di carta o se qualcuno vuole condividere un foglietto di carta, a scrivere la propria preghiera per coloro che parteciperanno al sinodo. Grazie. Grazie per questo tempo. E sulla chat di Zoom scrivete in qualunque lingua preferite la vostra preghiera.
Le benedizioni sono meravigliose e vi ringraziamo. Continuate come preferite e diamo la possibilità anche a chi è qui di leggerle per sapere che ci tenete sempre nei vostri pensieri, nelle vostre preghiere. Alcuni dei nostri amici qui, ma anche io e Paul parteciperemo al sinodo, vi preghiamo di pregare per noi. Nelle scritture leggeremo: pregate senza fermarvi, e uno dei modi per pregare è proprio la benedizione. E quindi invito Suor Roxanne Shears, che è uno dei nuovissimi membri della comunità della UISG, che lavora come nuova segretaria associata della UISG, e leggerà i nomi dei delegati UISG e inviterà tutti coloro che parteciperanno al sinodo riuniti qui ad avvicinarsi, e per coloro che sono online a mettere una spunta vicino al vostro nome, così che noi potremo porvi in evidenza. Grazie Roxanne, prego. Grazie Maria. Un privilegio per me, una felicità, invitare qui le delegate della UISG al Sinodo. Suor Patricia Murray, prego. Suor Mary Barron. E con noi online Suor Elizabeth Davis. Suor Maria Nirmalini. E Suor Elise Iserimana. Potete rimanere qui in piedi, va bene, va bene. E poi vorrei invitare anche coloro che parteciperanno al sinodo a alzarsi in piedi, e per coloro che saranno online selezionate l'icona della mano alzata. Sì, vi vogliamo vedere, così che potremo estendere a voi le nostre benedizioni. A questo punto ascolteremo di nuovo la canzone Ad Sumus Sancti Spiritus, e invito tutti noi online e in presenza ad alzare le mani in segno di benedizione per tutti i nostri delegati e partecipanti al Sinodo. Ricordi,
teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Will not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us rise in you for unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and ringraziamo per essere stati con noi a una, a tutte e tre le nostre sessioni. Un ringraziamento speciale oggi a Padre Paul per essere stato con noi e per aver vissuto la propria vocazione, il proprio carisma come teologo all'interno dei Gesuiti, ma anche per l'Università Gregoriana. Ringraziamo tutti voi per aver vissuto questa chiamata battesimale, per vivere questa chiamata battesimale imperneandosi al percorso sinodale. Vi chiediamo, mi raccomando, parlate del sinodo ovunque vi troviate. Siate parte dell'Instrumentum Laboris, guardate qualunque delle varie conferenze stampa che i membri del sinodo proporranno. Ci saranno varie attività, servizi ecumenici, penitenziali, le liturgie prevedono delle sessioni aperte in presenza anche online, quindi vi invitiamo in qualunque modo possibile a partecipare e anche a livello locale impegnarvi, parlare, immaginare insieme, impegnare lo Spirito Santo che agisce ovunque, perché tutti possiamo ascoltare lo Spirito nei nostri cuori, negli altri e nel mondo. Quindi vi ringraziamo, continuate a guardare il nostro sito online, tutte e tre le sessioni saranno disponibili presto e quando il sinodo arriverà verso la fine inizieremo a proporre anche degli incontri post-sinodali. Già abbiamo previsto un primo incontro per il 19 di novembre incentrato sulla spiritualità della sinodalità e avremo due meravigliose relatrici che ci terranno compagnia. E c'è molto altro ancora per i team di leadership, ma per tutti quanti. Perciò grazie ancora. Grazie.
Grazie, grazie mille davvero per essere stati qui con noi. E passate una bellissima mattina, un bellissimo pomeriggio, una bellissima sera e continuiamo il nostro percorso. E per chi parteciperà al sinodo, buon percorso, abbiamo rinfresco per coloro che si trova qui e per chi è online trovate un piccolo rinfresco anche voi. Grazie.